Ciao ragazzi, sono Edo96TV e benvenuti in 10 cose che non sai su Lucario, il Pokémon Aura introdotto nella quarta generazione. Vi invito sin da subito a lasciare un mi piace per vedere il prossimo episodio, secondo me riusciamo facilmente ad arrivare a 10 like, mi fido di voi, e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivando la campanella in modo tale da rimanere sempre aggiornati sulla programmazione. Inoltre, dopo aver visto il video, commentate scegliendo il Pokémon che volete nel prossimo episodio o un personaggio. Insomma, tutto quello che volete. Detto questo, possiamo iniziare con 10 cose che non sai su Lucario. Lucario sembra essere basato sul dio egizio Anubi, che ha la testa di uno sciacallo, divinità della mummificazione e dei cimiteri, protettore delle necropoli e del mondo dei morti. Tuttavia sembra basarsi anche su un pugile egiziano, infatti la box è uno sport che si ritiene abbia avuto origine proprio in Egitto. Forse anche a questo dobbiamo il suo tipo lotta. Lucario è il solo Pokémon che apprende Drago Pulsar per livello senza essere di tipo drago o in qualche modo legato al tipo drago. I soli tipi di mosse da danno che Lucario non può imparare sono il tipo erba e il tipo volante, con l'eccezione di introforza. Entrambe le abilità di Lucario hanno qualcosa a che fare con il tentennamento. Infatti Cuor Deciso rende Lucario più veloce dopo aver tentennato e Forza Interiore lo protegge dal farlo. Il nome Lucario sembra derivare da una parte della grafia giapponese di Oracle, oracolo o Oricalcum, cioè Oricalco, anagrammata, che riflette la sua ascendenza mistica. L'oricalco è un metallo leggendario menzionato per la prima volta da Platone e viene utilizzato per indicare una lega di rame e zinco. Forse per questo le è stato attribuito il tipo acciaio. Tuttavia il suo nome può riferirsi anche a il Cairo in Egitto o a Farao, faraone. Anche le parole Leopester, lo sciacallo egiziano, il greco antico Leucos, che significa lupo, o Aura possono essere coinvolte. Prima dell'uscita delle versioni Diamante e Perla, molti ritenevano che Lucario fosse un Pokémon leggendario, in base al suo ruolo di star indiscussa nel film Lucario e il mistero di Mew. Tuttavia è stato provato non essere vero. Inoltre si evolve da un Pokémon, Riolu. Questo fatto lo rende il secondo Pokémon non leggendario ad avere un ruolo centrale in un film. Il primo è stato Unown, mentre i terzi sono stati Zorua e Zoroark. Lucario è il solo Pokémon, oltre a Cubone e Marowak, ad imparare una mossa basata sulle ossa, cioè Osso Raffica a livello 29, mossa di tipo terra che infligge danni e colpisce da 2 a 5 volte per ogni utilizzo, con 25 di potenza e 90% di precisione. Keldeo e Lucario sono gli unici Pokémon di tipo lotta con l'attacco speciale più alto dell'attacco. Lucario, insieme a Poliwrath, sono i soli Pokémon di tipo lotta e non psico capaci di apprendere la mossa Psichico. Lucario in grado di avvertire l'aura di tutte le cose, oltretutto comprende il linguaggio umano, riesce a leggere i pensieri e a percepire le emozioni di creature lontane fino a un chilometro, mentre la sua mega evoluzione è addirittura la padronanza totale del proprio sistema nervoso. Ragazzi, il video di oggi termina qui, mi raccomando lasciate un mi piace se vi è piaciuto, raggiungiamo quota 10 per il prossimo episodio, iscrivetevi al canale, commentate con il Pokémon che volete appunto nella prossima puntata e noi ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!